Ottavio Celestino ha realizzato un libro che documenta un lavoro sulle attività del pastificio Cerere. Il titolo è 11 storie, sono 11 artisti che vivono e operano all'interno del pastificio. La scelta delle fotografie è stata basata proprio sull'idea del viaggio, dello spostarsi, è quasi come se il pastificio fosse un punto di partenza e poi l'idea delle attività artistiche si sviluppano e si diffondono nello spazio. Ed è un lavoro di documentazione dove la tecnica fotografica rende anche attuale, diciamo, le immagini, da questa anche questo movimento, questa diversità che crea questa, questo legame tra l'idea di documentazione storica della storia del pastificio degli artisti rappresentati della contemporaneità del tempo ancora sta andando avanti con le loro attività artistiche. L'esposizione è legata al progetto editoriale 11 storie pastificio Cerere andate e ritorno. Come mai andate e ritorno? La ringrazio per la domanda perché mi permette di esporre un po' l'ossatura del progetto editoriale del libro che è uscito appunto ieri. E l'idea sostanziale di questo lavoro è seguire degli artisti fuori dal luogo di produzione che è il pastificio Cerere. Questa andata e ritorno sono 11 storie raccontate in giro per l'Europa da Colmar in Alsazia a Belgrado, a Stoccarda, a Parigi, scendendo per Firenze, Roma, Salerno, Padula, eccetera. È stato un lungo viaggio e questa andata e ritorno è un po' una simbologia, una metafora del viaggio, perché l'arte comunque quasi sempre è prodotta all'interno di questo luogo che è il pastificio, viaggia, qualche volta torna, qualche volta sosta fuori, qualche volta non torna più, quindi era un po' un titolo con una piccola metafora del viaggio, del treno, dell'aereo, tutte le cose che vanno, tornano e spesso non tornano, come spesso l'arte fisica, come spesso un quadro, una scultura, eccetera. Com'è nata l'idea di questa esposizione? Non c'è una vera e propria data di nascita di questa esposizione. È un percorso molto lungo, iniziato probabilmente un anno e mezzo fa. Precedente a tutto è il fatto che vivo e lavoro, sostanzialmente lavoro al Cerere e ho un contatto diretto, quotidiano, con tutta la comunità di artisti che da anni vive qui. E volevo mettere a frutto tanti contatti, occasioni, fotografie, ritratti che uno fa durante l'anno per casualità, per progettazione, per mostre. È nata un'idea di un percorso intorno a storie di artisti. Leggo che la scelta del numero 11 è stata voluta. Posso chiederle qual è la motivazione? Ma voluta è un po' troppo. Quando il progetto è diventato più pragmatico, con obiettivi anche temporali, con il presidente della Fondazione Cerere, Fabio Misciatelli, abbiamo fatto una sorta di comitato di redazione, abbiamo individuato delle aree di intervento fotografico. E poiché dietro il progetto c'è un progetto editoriale, questo libro, c'è un'idea di seguire gli artisti residenti al Cerere, tutti coloro che avessero in corso mostre all'estero, installazioni all'estero, iniziative internazionali o comunque nazionali fuori dal pastificio Cerere, venivano poi seguiti, venivano poi contattati e resi soggetti di un racconto fotografico. Ciò fa sì che erano 11 in questa occasione, potevano diventare 13, potevano diventare 9, potevano diventare 10, insomma. Erano le storie secondo me, questo comitato cosiddetto scientifico più ricche di significato. È stato stimolante poter lavorare con gli artisti protagonisti delle sue fotografie? Assolutamente sì, stiamo parlando di artisti
alcuni molto importanti, secondo me, una grossa caratura artistica nazionale e internazionale, per cui anche personaggi interessanti proprio come individui. Quindi sia i più anziani, sia i più giovani, trovo che siano tutti personaggi con forte carattere, con forte impronta artistica personale. Quindi è ovvia la risposta, e senz'altro le esperienze sono esperienze che arricchiscono sia il mio background culturale fotografico, sia l'esperienza personale. Il panorama fotografico attuale vede protagonisti i dispositivi digitali attraverso i quali è più facile riprodurre le immagini. C'è differenza rispetto ai suoi inizi? Domanda apparentemente semplice ma molto complicata. Allora, intanto tutto questo lavoro, 11 storie, Pastificio Cera e Andate e Ritorno, è un lavoro volutamente con una pellicola, pellicola analogica, stampa tradizionale, eccetera. C'è anche un livello di stampa molto particolarmente difficile, insomma, sono stampe lit con procedimenti in bianco e nero estremamente tradizionali. E la differenza è sostanziale, cioè c'è quasi una nuova scuola che non conosce più la vecchia scuola, che è la nuova scuola digitale, che non conosce più le vecchie tecniche, le vecchie capacità di... E ne esco da questa domanda normalmente dicendo che è un po' lo strumento che fa la bellezza dell'immagine, ma molto spesso e quasi sempre la capacità di chi lo usa, insomma. Quindi secondo me si sono perse delle informazioni prestate con il digitale, non aumentano le informazioni sulla bellezza dell'immagine. Su questo sono abbastanza convinto, essendo un fotografo per certi aspetti molto all'avanguardia sul digitale, però con una grande passione, col cuore esposto verso il tradizionale. Sarà una lotta che probabilmente sarà vinta dal digitale per un problema anche di impianto industriale generale. Stanno chiudendo fabbriche di pellicole, stanno per cui è un processo che è più forte del contenuto in sé, tra la bellezza di una e dell'altra. E sicuramente il mercato sarà dominato dal digitale, insomma.